Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare un dolce a cucchiaio, faremo infatti il bunette. Io utilizzerò gli amaretti che ho già postato nello scorso video per realizzarlo, ma voi potete comprarli freschi dove preferite. Bene, vediamo gli ingredienti che ci servono e come realizzarlo. Utilizzeremo 250 ml di latte, 2 uova, 8 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di cacao amaro, 125 g di amaretti, io utilizzerò quelli fatti in casa da noi, voi potete anche utilizzare quelli comprati se non avete voglia di farli, 50 g di burro che ho già tagliato a pezzetti quindi a temperatura ambiente e un cucchiaio di farina. Per prima cosa mettiamo gli amaretti a bagno e montiamo il bianco delle uova a neve. Gli albumi montati a neve li mettiamo da parte in un'altra ciotola e nel mixer andiamo a unire tutti gli altri ingredienti. Gli albumi li aggiungeremo poi alla fine, naturalmente a mano per non farli smontare. Adesso versiamo il composto in una forma per budini. Adesso andiamo a cuocere il nostro bunette nel forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti a bagnomaria. Come avete visto, ho aggiunto l'acqua. Adesso aspettiamo che si raffreddi, poi lo mettiamo in frigo per 2 ore. Dopo andremo ad assaggiarlo. Buonissimo, un cucchiaino tira l'altro. Bene, io mi mangio la mia bella fetta di bunette, vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao ciao!